Ciao ragazzi, bentrovati alla quarta video lezione sulla Seconda Guerra Mondiale. Siamo praticamente alle battute finali, nel senso che oggi parleremo dell'ultima fase della guerra in Europa, dallo sbarco in Normandia nel giugno del 1944 fino alla fine del conflitto con l'entrata a Berlino dei russi, il suicidio di Hitler. E quindi la resa incondizionata firmata dalla Germania. Per quanto riguarda invece la fine del conflitto mondiale, che si protrarrà fino ad agosto, e ci vorrà appunto lo sganciamento delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki per costringere alla resa il Giappone, ne parleremo nelle prossime lezioni, quando vedremo anche. Faremo altri approfondimenti non solo sulla bomba atomica, ma soprattutto sulla Shoah, e parlando in generale così delle tragedie che segnarono la Seconda Guerra Mondiale. E quindi in questa lezione già si può vedere qui da questa copertina, con le foto che la arricchiscono. In alto a sinistra vediamo lo sbarco in Normandia. Un'operazione Overlord, la più grande operazione di sbarco aeronavale della storia. L'ingresso, la bandiera dell'Unione Sovietica che sventola sopra il Reichstag, cioè sopra al Parlamento tedesco a Berlino, con la conquista dei russi, della capitale, la scoperta, l'entrata del 1º maggio. A Berlino la scoperta del suicidio già avvenuto di Hitler il 30 aprile nel bunker, la notizia appunto uscita sul Daily Mail, giornale inglese che appunto informava sulla morte di Hitler, e vediamo poi in basso una delle diverse conferenze che si tennero fra il 43 e il 44. E il 45, questa fu l'ultima prima della fine della guerra, forse quella che si ricorda di più, anche sulla base di questa celebre foto, che vide insomma incontrarsi i tre capi, i tre leader delle forze alleate, ovvero Winston Churchill a sinistra, al centro Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, e a destra Stalin, cioè presidente dittatore, possiamo dire così, dell'Unione Sovietica. Giusto per fare un breve riepilogo, dunque abbiamo detto che la Seconda Guerra Mondiale si può dividere in due fasi, con la svolta militare al centro tra il 1942 e il 1943. Quindi una prima fase dove prevale la strategia della guerra lampo, della Blitzkrieg tedesca, con l'occupazione di gran parte dell'Europa da parte della Germania nazista, poi l'ingresso in guerra dell'Italia nel giugno del 40, l'intervento più volte della Germania in soccorso dell'Italia e quindi il fallimento dell'idea di guerra parallela di Mussolini, che alla fine deve accettare l'aiuto dell'alleato tedesco, l'espansionismo del Giappone in Asia e l'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre del 41. Fino, abbiamo detto, alla metà del 42, comunque si ha prevale, si ha un'egemonia delle forze dell'asse, e dalle prime battaglie vittoriose nel Pacifico degli Stati Uniti, ma soprattutto dalle sconfitte in Africa nella battaglia di El Alamein e in Russia, nella battaglia di Stalingrado, dove i tedeschi e gli italiani soccombono, che inizia appunto a cambiare il corso della guerra, si ha la svolta militare, e da questo momento in poi si avrà un ripiegamento, una ritirata delle forze dell'asse. Tuttavia, ancora all'inizio del 44, malgrado già il fascismo fosse crollato in Italia, l'Italia fosse già stata occupata nella zona centro-settentrionale dai tedeschi e nella zona centro-meridionale gli
fosse nato il governo del Regno d'Italia, di Badoglio e gli americani che risalivano la penisola per liberarla dall'occupazione. Malgrado questo, ancora in Europa la Germania all'inizio del 1944 aveva un certo predominio. È vero che si stava ritirando da est di fronte all'avanzata dei russi, tuttavia quando ancora insomma, nel novembre-dicembre del 1943 si incontrano Roosevelt, Stalin e Churchill nella conferenza di Teheran in Iran, ancora la Germania, insomma, resiste, controlla tutto l'Ovest, insomma, è parte ancora dell'Europa, tutta la penisola balcanica. E a questo punto, Stalin continua insistentemente ad invocare uno sbarco nel Nord Europa, nell'Europa continentale, dopo quello già avvenuto in Italia, precisamente in Francia, per alleggerire il carico della guerra che gravava, abbiamo detto, per la maggior parte su, la Russia. La Russia che, appunto aveva incominciato la sua avanzata e aveva respinto anche nel luglio del 1943 l'ultima offensiva tedesca nella famosa battaglia di Kursk, che passò alla storia come la più grande battaglia di carri armati mai combattuta nelle guerre. E quindi l'Armata Rossa, questa avanzata poi sappiamo si concluderà solo a Berlino, ma costerà qualcosa come 10 milioni di vittime di russi caduti in guerra, molti deportati e sterminati nei campi di sterminio nazisti. E quindi chiaramente questo peso, questo sforzo organizzativo, bellico da parte della Russia aumenterà anche il suo peso contrattuale in queste conferenze tra i tre alleati. Anche perché l'Armata Rossa non si limitava a liberare semplicemente i territori dell'est nella sua avanzata, ma incominciava a comportarsi come un esercito invasore e occupante, tant'è che quei partigiani che fino a poco prima della cacciata dei tedeschi lottavano e combattevano contro i tedeschi, partigiani polacchi, ucraini della penisola balcanica, quando arrivarono i russi, l'Unione Sovietica addirittura incominciarono a combattere contro i russi. Vedremo che poi questo sarà l'inizio, insomma, della creazione del blocco dell'Est, che poi si contrapporrà al blocco dell'Ovest durante la Guerra Fredda. Comunque, tornando alla Secondo Conflitto Mondiale, nel 44 si prepara, nell'estate del 44, all'inizio, insomma, di giugno, avviene lo sbarco in Normandia, che era stato preparato nei minimi dettagli. Una volta effettuato questo sbarco, quindi la Germania finirà per essere accerchiata. A ovest avanzeranno le forze anglo-americane, da est invece le forze russe, fino a che poi, insomma, cadrà, la guerra si sposterà proprio in territorio tedesco e verrà occupata anche Berlino. E è chiaro che qui si cominceranno a creare appunto i due blocchi dell'Ovest in mano alle forze anglo-americane e dell'Est in mano alle truppe sovietiche, in una specie, in una sorta di gara a chi sarebbe arrivato poi prima a Berlino. Andiamo con ordine però e torniamo allo sbarco in Normandia. E lo sbarco in Normandia rappresentò, abbiamo detto, un'operazione parecchio complessa perché le forze tedesche avevano creato sul canale della Manica il cosiddetto Vallo Atlantico, cioè un insieme di fortificazioni molto con un eccezionale spiegamento di armamenti. E quindi questo sbarco aeronavale, questa operazione aeronavale fu preparata nei minimi dettagli. Ci fu un lungo lavoro di preparazione, soprattutto una campagna di disinformazione per sviare i tedeschi circa il luogo esatto dello sbarco, oltre chiaramente a uno spiegamento di mezzi eccezionale.
Lo sbarco fu effettuato poi nella notte fra il 5 e il 6 giugno, all'alba del 6 giugno 1944, quindi iniziò l'operazione Overlord, così era il nome in codice dello sbarco in Normandia. Questa operazione fu preparata da una serie di bombardamenti, da un lancio di paracadutisti e poi dall'avanzata dei mezzi anfibi e dei Marines americani. Comunque 150.000 soldati inglesi e americani riuscirono a sbarcare sul suolo francese. E poi nel corso delle successive 4 settimane, malgrado l'accanita resistenza tedesca, gli inglesi e gli americani riuscirono a dispiegare oltre 1,5 milioni di uomini per consolidare le posizioni e avanzare sempre di più in territorio francese, come potete vedere anche dalla mappa che fa vedere appunto la cronologia dell'avanzata degli anglo-americani. Finché alla fine di luglio, dopo 2 mesi di combattimenti, le forze alleate sfondarono le difese tedesche e entrarono nel nord della Francia, finché il 25 agosto non entrarono a Parigi, che comunque già era stata liberata dai partigiani, quando arrivarono gli anglo-americani e i reparti francesi guidati da Charles de Gaulle, dal generale de Gaulle. Praticamente a settembre già tutta la Francia era liberata e incominciava quindi l'avanzata verso il fiume Reno. C'è da dire che il 20 luglio del 1944, quindi poche settimane prima della liberazione di Parigi, Hitler scampò miracolosamente a un attentato che era stato organizzato da un gruppo di ufficiali dell'esercito che cercarono quindi di sbarazzarsi del Führer per tentare di salvare la Germania da una resa incondizionata, che insomma, come quale poi avverrà, dato che il Führer non intendeva assolutamente arrendere, se lo sappiamo, comanderà la resistenza a oltranza fino a Berlino, fin dentro Berlino. L'atteggiamento di Hitler praticamente fu di voler che il popolo tedesco condividesse fino in fondo la sorte del regime nazista, malgrado insomma già dall'autunno-inverno del 1944 oramai si capisse come il conflitto sarebbe stato perso dalla Germania, in quanto era ormai accerchiata, come abbiamo detto, dagli anglo-americani che avanzavano da ovest, dai sovietici che avanzavano da est. Il fronte degli alleati, oramai anche a est, che lottava all'inizio insieme alla Germania contro l'Unione Sovietica, si era oramai ritirato perché sia la Romania che la Bulgaria che l'Ungheria avevano abbandonato l'alleanza con la Germania. Oltretutto, in ottobre, i sovietici e i partigiani jugoslavi liberarono Belgrado, quindi la capitale della Jugoslavia, mentre gli inglesi sbarcavano in Grecia e liberavano la penisola ellenica. Solo in Italia e in Francia l'offensiva degli alleati si era bloccata. Lo sappiamo, in Italia sulla linea gotica, lo vedremo poi nella prossima lezione quando parleremo in particolare della liberazione dell'Italia e della lotta partigiana. L'autunno-inverno del 44, tra il 44 e il 45, fu ancora un periodo molto difficile, perché l'accanita resistenza dei tedeschi sulla linea Gustav fu appunto difficile da superare e da vincere. Tuttavia, con la primavera del 45, insomma, si arriverà al definitivo successo delle forze alleate. Nel frattempo erano incominciati anche i bombardamenti sulla Germania, perché oramai le forze alleate avevano il dominio incontrastato dell'aria, e quindi le città tedesche incominciarono a essere sottoposte a
terribili bombardamenti. Famoso quello del 13 febbraio del 1945 sulla città storica di Dresda, che venne praticamente rasa al suolo. E si contano che nei bombardamenti sulla Germania morirono all'incirca 600.000 civili. Bombardamenti che ebbero soprattutto lo scopo di demoralizzare il popolo tedesco e di spingere alla resa la Germania. Quella Germania che perse il primo conflitto senza nemmeno essere invasa nel suo territorio, mentre invece sarà invasa, distrutta praticamente, ridotta a un cumulo di macerie, appunto, nella parte finale della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto che Hitler non volle arrendersi fino all'ultimo, ma anche perché si illuse di poter cambiare ancora il corso della guerra, anche perché gli scienziati tedeschi stavano lavorando a delle armi segrete che nella visione, nella follia delirante ormai di Hitler avrebbero dovuto cambiare il corso della guerra. Sappiamo della sfida per la ricerca, insomma, per gli esperimenti sulla fissione dell'atomo e per l'invenzione della bomba atomica, che alla fine sarà vinta dagli scienziati americani, e soprattutto questi razzi telecomandati. Hitler si affidava a questi razzi telecomandati V1 e V2, che poi verso la fine della guerra furono anche sperimentati, lanciati contro le città inglesi, ma senza risultare assolutamente decisivi. Oltretutto, Hitler sperava fino all'ultimo in una rottura di quell'alleanza che lui giudicava innaturale fra gli anglo-americani e l'Unione Sovietica. In realtà questa grande alleanza resse e si consolidò in altre conferenze, soprattutto in quella che si tenne nel febbraio del 1945 a Yalta, in Crimea, quindi nell'Unione Sovietica. Qui Churchill, Roosevelt, che poco dopo poi sarebbe morto, non avrebbe visto la fine del conflitto, e Stalin, diciamo, raggiunsero l'accordo per la spartizione dell'Europa in sfere di influenza, in zone di influenza, tradendo un po' quello che era la carta atlantica che già nel 1941 Churchill e Roosevelt avevano pattuito. Cioè, che aveva tra i suoi principi quello dell'autodeterminazione dei popoli, cioè che i popoli potessero scegliere quale governo, quale forma di governo, chi li avrebbe governati con libere elezioni. Anche se nella conferenza di Yalta questa cosa fu ribadita, che i popoli dei paesi liberati poi avrebbero potuto esprimersi tramite elezioni. Ma sappiamo che i paesi dell'Est Europa poi saranno occupati dall'Unione Sovietica e nascerà il blocco dell'Est. Come anche i paesi occidentali, anche se rimasero indipendenti assolutamente, però furono sotto la zona di influenza dei paesi degli Stati Uniti d'America. E oltretutto a Yalta fu decisa la divisione della Germania. La Germania sarebbe stata divisa in quattro zone d'occupazione, quella occidentale suddivisa a sua volta fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, che era rientrata a pieno titolo fra le forze alleate e poi sarà ritenuta comunque vincitrice della guerra, malgrado l'occupazione, la sconfitta da parte dei tedeschi, e poi sappiamo più avanti si arriverà addirittura alla divisione di Berlino con la costruzione del muro, ma questo solo negli anni 60. Nasceva comunque qui, in questa conferenza, la futura divisione che segnerà in due blocchi di potere, di influenza, che segnerà poi appunto la guerra fredda, cioè l'immediato secondo dopoguerra. L'Unione Sovietica, nella conferenza di Yalta, si impegnava invece a entrare in guerra contro il Giappone. Mentre i tre leader delle forze alleate discutevano a Yalta,
Era scattata nel frattempo l'offensiva finale, sia da ovest che da est, che poi avrebbe portato al crollo del regime nazista del Terzo Reich. Infatti, a gennaio, gli anglo-americani riprendevano l'iniziativa dopo l'ultimo tentativo, l'ultima offensiva dei tedeschi, nelle Ardenne. Gli anglo-americani appunto ripresero la loro avanzata e anche i sovietici liberarono Varsavia a gennaio e il 27 gennaio sappiamo si aprirono i cancelli di l'Armata Rossa entrò ad Auschwitz e il mondo venne a scoprire ufficialmente quello che è l'abominio che è rappresentato dalla Shoah. Malgrado i nazisti provarono a distruggere, a cancellare le prove, di questo poi parleremo in una lezione apposita. E in febbraio praticamente i russi erano già a pochi chilometri da Berlino, mentre un'altra parte dell'Armata Rossa avanzava più a sud e liberava in aprile Vienna, poi Praga. Fatto sta che il 25 aprile praticamente gli anglo-americani e i russi si incontrarono nei pressi di Berlino. Sappiamo quanto Stalin tenesse ad arrivare, ad entrare prima degli anglo-americani nella capitale tedesca. Lo stesso giorno, il 25 aprile, scattava l'ordine di insurrezione generale dei partigiani in Italia. Contemporaneamente allo sfondamento da parte delle forze alleate della linea gotica e i tedeschi in ritirata lasciavano Milano e le altre città del nord Italia. Pochi giorni dopo, il 28 aprile, Mussolini veniva scoperto mentre tentava la fuga in Svizzera. Anche di questo parleremo nella prossima lezione, meglio. Comunque sarà poi fucilato dai partigiani insieme alla sua amante, Claretta Petacci, e i loro cadaveri saranno appesi a piazza, per i piedi, esposti insieme ad altri gerarchi fascisti, a Piazzale Loreto a Milano. Il 30 aprile, quindi 2 giorni dopo, i russi stavano entrando a Berlino. Praticamente è Hitler, che già da mesi era rinchiuso nel suo bunker sotterraneo, dopo aver sposato Eva Braun, la sua compagna, si uccideva nel primo pomeriggio del 30 aprile. Prima fece ingerire una capsula di cianuro al suo cane, poi alla moglie Eva Braun e poi si sparò un colpo di pistola. Il suo cadavere poi, per suo ordine, fu bruciato dai nazisti all'esterno del bunker e il potere fu lasciato all'ammiraglio Dönitz e fu lasciata la presidenza del Reich e a Joseph Goebbels fu lasciato invece l'incarico di cancelliere. Goebbels che però si suicidò il giorno dopo, il 1º maggio, dopo aver ucciso i suoi 6 figli e la moglie si suicidò e anche il suo corpo per sua volontà fu fatto bruciare, fu bruciato all'esterno del bunker, emulando appunto quello del suo leader. Adolf Hitler. A questo punto, il 7 maggio del 1945, nel quartier generale delle forze alleate a Reims, in Francia, fu firmato l'atto di capitolazione delle forze armate tedesche, praticamente la resa senza condizioni che avevano richiesto gli anglo-americani e i sovietici. E dunque finiva così dopo 5 anni e 8 mesi dall'inizio la guerra in Europa e dopo 54, qualcosa come 54 milioni di morti fra soldati e civili. E restava aperto però appunto il conflitto nel Pacifico che poi si sarebbe risolto solo nell'agosto del 45 con l'utilizzo delle bombe atomiche da parte degli Stati Uniti sulle due città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945.